Pierluigi Patruno, presidente della PVG Bari, insomma una realtà del volley in rosa nel capoluogo pugliese, un progetto ambizioso, importante, iniziato qualche anno fa, poi la promozione dalla C alla B2 ed ora? Ed ora siamo in Serie B. Il progetto nasce quando ci si innamora di uno sport bello come questo e si eredita una società che transitava fra la D e la C, e con un playoff inizialmente in Serie C inaspettato, viene voglia di puntare un po' più su, e l'anno dopo si centrano i playoff vincendo Coppa Puglia e poi accedendo direttamente in Serie B. E poi questo è il terzo anno consecutivo che siamo qui nella categoria nazionale e PVG Bari ha almeno il progetto sportivo, oltre che la responsabilità di continuare a tenere una squadra barese in categoria nazionale. Una squadra barese perché 13 elementi di cui è composto il roster, per 12 tredicesimi sono pugliesi. Andiamo dal capitano Binetti di Molfetta, passando per Bari, Loco Rotondo, Trani e Bitonto, per chiudere con la tredicesima che è una banda veneta, Michela Peretto. La soddisfazione più grande è proprio questa, sentir parlare il volgare dialetto locale in campo quando vai fuori. Insomma, possiamo chiamarlo progetto Made in Puglia, questo un progetto, abbiamo già detto, ambizioso. Si chiacchierava un po' fuori onda sul desiderio di portare un progetto importante sulla città di Bari. Bari che ha bisogno di grande pallavolo, lo sta facendo negli ultimi anni con i grandi eventi, ma anche la pallavolo di base ed in particolare una serie nazionale importante come la B2 possono dare una spinta importante. Sicuramente, il movimento del volley maschile e femminile pugliese è molto molto intenso. A livello locale, sulla città di Bari, c'è comunque il progetto di far crescere anche quello che è il settore giovanile, portando la squadra a dei livelli anche in quello maggiormente prestigiosi. Ora come ora c'è un campionato di B2 per il terzo anno consecutivo che è appena iniziato, la squadra è ancora in fase di rodaggio, il progetto è senza grande scaramanzia di restare in maniera stabile in Serie B, poi quello che potrà accadere nel bene o nel male lo prenderemo in considerazione. Insomma, in quel poi possono esserci tante storie. Cosa sogna il presidente Patruno? Di divertirmi. Fondamentalmente quello, che lo faccia il pubblico quando ci viene a vedere, e come sempre aumenta, l'ingresso lo è e lo sarà ancora gratuito, e si va via con dei gadget, c'è il PVGino, la mascotte che allieta piccoli e grandi con foto e quant'altro, insomma PVG è anche svago, è regalare 2 ore di sport, possibilmente bello, senza la modestia di partecipare ma vincendo, perché è l'unica cosa che mi interessa. E di converso far divertire la gente. Serie B2, abbiamo già detto, campionato importante, ma anche settore giovanile. Insomma, tra i vari sogni nel cassetto può esserci quello di fare una squadra prodotto del proprio vivaio. Sì, esattamente. A lungo andare il progetto PVG è proprio quello, cioè avere come nei colleghi del calcio una specie di cantera del Barcellona, no? Una squadra di riferimento a livello locale che possa essere il vivaio per la squadra maggiore, per mamma PVG. Le PVGine hanno la caratteristica di essere unite in un progetto di crescita unidirezionale, quindi non ci sono possibilità di cambiare un percorso iniziato e che spero prosegua il più a lungo possibile, sempre nella direzione della città di Bari. Insomma, l'invito del presidente Patruno alla città di Bari a chi insomma vuole intraprendere questo sport, magari facendolo con la vostra società? Sì, esattamente, perché la possibilità di far provini, come anche di assistere agli allenamenti delle PVGine, delle grandi, come delle Little Foxes del settore giovanile, under 18, 16 e 14, è sempre possibile durante la settimana, nei giorni dispari, e di modo che ci possa anche essere un avvicinamento delle più piccole che magari praticano oggi il volley a scuola e grazie ai professori possono anche essere indirizzate a seguirlo in maniera più attiva e con maggiore dedizione, impegnandosi con società locali. Marcello Sarcinella, tecnico della PVG Bari per questo campionato di Serie B2 femminile, campionato duro, girone duro insomma, quali sono gli obiettivi di questa PVG Bari e dove può arrivare questo gruppo? Beh, noi siamo partiti con questo gruppo senza grossi obiettivi, obiettivamente era quello di costruire una squadra, di creare un gruppo
per non ripetermi e quindi di vedere dove potevamo arrivare. Effettivamente non conoscevamo prima dell'inizio del campionato in quale girone potevamo capitare. E poi con tutte queste variazioni di squadre è anche molto difficile sapere con certezza anche i roster delle altre squadre. Devo dire che nonostante le problematiche che stiamo avendo, la squadra sta rispondendo bene e stiamo facendo risultato. Questo non vorrà dire che siamo i migliori, però vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta producendo degli effetti. Guardando un po' il girone, che girone è questo girone H di B2? Io ho sempre delle discussioni con il mio presidente, perché lui mi dice sempre: cavolo, ma sono tutte forti le squadre. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, dove c'erano 6-7 squadre forti e ce n'erano altrettante squadre deboli, secondo me sarà da giocarsela con tutte. Non c'è una squadra dove vai e dici: vabbè, sta settimana facile, vinciamo facile. Forse una squadra, che non dirò mai perché poi non voglio incappare in brutte figure, però per il resto anche stasera si è visto una squadra che ha 3 punti in classifica, cioè dove abbiamo vinto quasi per miracolo, per cui appunto l'unica cosa che posso dire è che bisogna lavorare, pedalare e poi vedere cosa succede. Mister Sarcinella, tecnico Giramondo, insomma, partito dalla Puglia e tornato in Puglia lo scorso anno in corsa qui alla PVG Bari, insomma, cosa vuol dire essere tornato nella tua regione e con quali obiettivi sei tornato lo scorso anno? Io sfortunatamente faccio il professionista, per cui vado dove c'è un progetto serio, dove c'è l'ingaggio serio. E per cui all'inizio della mia carriera ho dovuto girare parecchio ed è stato anche piacevole, però 4 anni fa, dopo situazioni particolari, ho deciso di smettere con l'alto livello perché appunto non c'erano più le condizioni mie psicologiche per poter andare avanti. Ho fatto 3 anni a Potenza col settore giovanile, tra virgolette ho ricaricato le batterie. Poi un po' mi è tornato il prurito, c'è stata questa chiamata di PVG e devo dire che l'anno scorso è stato entusiasmante, perché nonostante le mille difficoltà che c'erano ho avuto a che fare con un bel gruppo di ragazzi che mi hanno fatto tornare la voglia. Poi Pigi è contagioso nelle sue, Pigi il presidente, Pierluigi Pratruno, è stato contagioso. Vedo che lui vuol fare le cose bene alla grande, quindi perché riviaggiare? È meglio stare vicino a casa con la famiglia e cercare di costruire qualcosa in Puglia dopo tanto girovagare. Savina Binetti, capitano della PVG Bari, il quarto anno per te con la PVG Bari, il terzo di B2, insomma sei l'unica reduce dalla promozione dalla Cela B2, sei la veterana di questo gruppo e capitana di quest'anno. Che gruppo è quello della PVG Bari? Ma guarda, quest'anno la squadra è nuova completamente, quindi si sa, quando la squadra cambia quasi al 100% ci vuole un po' di tempo per ingranare. Come al solito è giusto un mix tra giovani e più esperte, quindi pian piano stiamo ingranando e maturando il nostro gioco di squadra. Che società è la PVG Bari secondo te, secondo il capitano? Ma guarda, noi abbiamo fatto il primo anno di Serie C, che poi siamo saliti in B, poi abbiamo fatto il primo anno da neopromosse, insomma fino ad ora sono state tutte annate abbastanza tranquille e positive, a parte quella dell'anno scorso, ma non ci pensiamo più, la nostra attenzione è su questa ormai. Doppio ruolo per te quest'anno, capitano, atleta in Serie B2 e allenatrice delle giovanili, cosa vuol dire per te, per un atleta, vivere questo doppio ruolo? Il doppio ruolo è una cosa che mi diverte, la facevo già quando ero più piccola, mi diverto e cedo un po' della mia esperienza alle mie bimbe più piccole, è molto divertente e anche molto stimolante per me. Dove si può arrivare quest'anno? Il nostro obiettivo è partita per partita, poi a maggio tireremo le somme, vedremo.